Ciao ragazzi, bentornati su Pachanka Channel. Io sono Luke Pachanka con il sequel della serie Kimi Flor, che sarebbe il secondo capitolo, che hanno invidiato totalmente la grafica e hanno aggiunto nuove armi a questo gioco tramite un aggiornamento che è appena uscito. È il 2.407, se non sbaglio. E questo aggiornamento introduce la SWAT e anche nuove armi come questo, che sarebbe l'MP7, il C3A3 e anche altri due armi, se non sbaglio. E inoltre include nuove skill per le pistole, come questa per esempio, che come vedete nell'animazione, della Beretta M9, e di colori verde come questa, rosso, giallo, bianco, mi stanno cedendo, e anche blu. Qui tanto sto giocando una partita nella nuova mappa che è inclusa nell'aggiornamento, chiamata Mappa Infernale, in cui una mappa creata nella comunità, cioè due ragazzi, e che adesso è diventata parte ufficiale del gioco, diciamo, perché prima si doveva scaricare dallo Steam Workshop ed era un gran casino. Infatti vi mando anche il link della pagina del forum dell'aggiornamento con tutte le novità, che belli morti che muoiono, c'è il mega boomer che sembra quello di Left 4 Dead, che mi vuole vomitare addosso, che è esploso in tre parti diverse. E niente, questo aggiornamento è veramente molto carino. Secondo me potevano aggiungere più mappe della comunità, in modo tale che la persona, il giocatore, non debba continuamente scaricare mappe e sprecando il suo gigabyte di memoria praticamente, hard disk, continuando a scaricarle. Ok, questo sarebbe il nostro dispenser dove acquisteremo o venderemo delle armi. È infatti molto cupo e non si sa nemmeno come si comprano le armi, però vabbè. Ah, e hanno anche migliorato l'HUD del mercato delle armi, infatti veramente molto più semplice adesso riesce a distinguere i colori e anche le armi. Perciò intanto potremo comprare il nostro SMG appena comprato e ricaricare tutte le armi e l'armatura. Ah, e avremo in questo aggiornamento la SWAT come perk, anche la flashbang, che non è che ti accecano i nemici, ma semplicemente li stordiscono per qualche mezzo secondo, e dandoti anche un vantaggio in più, che le flashbang sono anche ad alto esplosivo. Ok, iniziamo a bloccare quella porta, premendo il tasto E. Oh, ho sbagliato, adesso è giusto. Mettiamo tutto al 100%, perché sento già gli Zed arrivare, che poi in realtà in questo gioco gli Zed non sarebbero degli zombie normali, come la classica storia in cui aspettate che l'epidemia in un laboratorio scientifico. Ecco, non è così. Gli Zed sono praticamente dei cloni umani, clonati dal dottor Zed, che infatti hanno appena sfondato la mia porta, che è fatta su col legno di bambù e il cartone. Merda, mi stanno ammazzando. Merda, levatevi dai coglioni. Mi curo, se non muoio. Ricarichiamo, dai, muoviti, anche te, sicuramente di me. Ok. Sono su una strage di zombie, praticamente. Io li chiamo zombie perché non mi ricordo il nome Zed. Però in pratica si chiamerebbero Zed. Mi mancano 5. E niente, questo dottor Zed praticamente era un scienziato tipo che era tipo incazzato con il pianeta. Che bella la carne qua squagliata. Era incazzato con il pianeta, perciò prese alcuni tipi umani, le uccise e poi creò appunto questo esercito di Zed, che l'hanno chiamato con il suo nome, per far uccidere tutti gli esseri umani, diciamo. E niente, tu sei uno dei survival in cui devi far fuori tutti gli Zed e anche il tutor Zed. Ok, direi che possiamo vendere il nostro MP7 e prenderci così il nostro MP90, il nostro P90, scusate. Ricarichiamo tutto, qua siamo pronti. Sono appena salito di livello, infatti sono livello 1 di SWAT.
Ma bonjour, ho già preso la tua robaccia, lo sai? Levatele i coglioni, perfetto. Ah, in questa mappa, come in tutte le altre mappe, c'è sempre un item che ti farà sbloccare un achievement. Si tratta di una specie, tipo... Avete presente in alcune parti, tipo questo occhio qua che ti guarda in modo impressionante. Devi aspettare di distruggere tutti e 7 gli occhi e guadagnare così un achievement oppure una skill ufficiale, diciamo. Ok, mi fa male la bocca. Non sono proprio un ragazzo per fare i gameplay commentari, però dico, diciamo che io ci provo comunque a farli così per passatempo. Ok, oddio, qua c'è il gente con la motosega. Aia, cazzo. Aia, che male. Oio, ah merda, c'è anche la strega, la Witch. Io la chiamo Witch perché mi ricordano molto alcuni personaggi alcuni zombie di Left 4 Dead, diciamo, sono molto simili. Però le animazioni di questo gioco sono fatte veramente bene. Mi viene voglia di, durante tutta la partita, di continuare a fare le animazioni. Attenzione qua. Gli oggetti invisibili li detesto perché si danno colpi più intensi quando ti colpiscono. Soprattutto non riesci a vederli. Tipo adesso. Muori, brutta zoccola. Fate notare, dovrei sparare molto alla cieca perché per cercare di colpirli. Oddio, qua adesso mi ammazza. Sto giocando in modalità suicida perché al massimo è praticamente impossibile. Per me ovviamente. Vabbè, per altri giocatori sarà molto veramente più facile. Devo curare per questo mondo. Cosa posso vita? Carichiamo velocemente. Ok. Ah certo, il rallenti appare. Sta zitta per una buona volta, brutta cretina che non sei altro. Il rallenti a parte quando fai un headshot a un nemico. Appena fatto l'headshot parte il rallenti che sarà di vantaggio per colpire obiettivi multipli. Però non è che ogni volta fai l'headshot a qualcuno ti parte completamente il rallenti. Il rallenti durerebbe tipo 30 secondi o 20 per darti... se un giocatore professionista, diciamo, per tutti gli headshot è praticamente più lenta la partita. La cosa di odio di questi Zed, diciamo, sarebbero questi qua che ho pesati con lanciafiamme, che praticamente hanno un'abilità speciale, come nel multiplayer, di farsi esplodere davanti a un giocatore nemico, infliggendogli danni veramente gravi, soprattutto quando giochi in difficoltà intorno sulla terra, e poi con un'esplosione ti uccide completamente. Ed è tipo la modalità suicida che sto giocando ora, ti toglie almeno mezza vita. Ok, carichiamo le nostre armi. Qui abbiamo utilizzato un bel fucile a pompone, che in realtà sarebbe l'SG500 che spara munizioni ad alto esplosivo, incendiabili anche. Ok, direi di vendere il nostro P90 e il nostro SMG, e di prenderci così il S80, di prenderci anche l'SMG. Soprattutto con una bella dose di ricarica delle armi e munizioni. Sono fatte veramente bene, infatti come detto prima vorrei totalmente guardare tutta la partita. Mi ricordo bene i tasti perfettamente perché da un bel po' che non ci so qua questo gioco. Aspettavo proprio un aggiornamento ufficiale per poterlo rigiocare e appunto per fare questo gameplay. Oddio, cosa... Ah, cazzo, cazzo! Sono cagato addosso, figlio. Ma non per paura, per dire che dovrò affrontare dei nemici così potenti, Dio santo. Questi veramente ti mirano come un barbone. Avere tipo un cannone butta piombo sarebbe il massimo. Tipo una Gatling o una minigun. E ricarica. Muore! Morte! Oddio.
dovete morire tutti, dovete bruciare nelle fiamme del fuoco dell'inferno, Dio santo. Mancano ancora 26 Zed. Puoi anche dare le mazzate premendo il tasto B. Questo gioco molto bello. In realtà è molto bella questa musica accompagnata con il metal, infatti le musiche di questo gioco sono veramente ottime. Ovviamente in questo gameplay non sentirete le musiche del gioco perché le ho tolte su tutte quelle di YouTube, proprio in questo gameplay. Perché la musica di questo gioco è talmente potente che non ti permette, quando resisti, di sentire i rumori del gioco, di sentire l'audio del sistema. La cosa bella di questo gioco è che i proiettili possono rimbalzare tramite le superfici di metallo. Secondo me è una feature molto bella perché ti potrebbe permettere di uccidere gli avversari multipli tramite il ribalzo dei proiettili. Ok, sono alla quarta ondata, ci mancano 4 nemici e tra poco dovrebbe esserci il boss, il final boss. La cosa che odio delle flashbang sarebbe che non è che accecano i Rezed perché non hanno gli occhi alcuni, ma che tipo distruggono per un breve momento. Io vorrei che questa feature, vorrei che fosse un po' più realistica, cioè che adesso c'è il mega boss qui ti permette di accecarti anche te. E niente, le Zed urlatrici sono praticamente la moglie del dottor Zed e l'ha praticamente stonata come voce. Allora non sono cosa fece. L'alcopa, che bergamasco vuol dire l'ammazza, perché sono della regione Lombardia io, l'ammazza e la clonò e fece così un potenziò la voce tramite un apparecchio elettronico che, vedete, quando urla distrugge tutto ciò che incontra. È tipo una sirena da 850 decibel. Una gran figata, è vero? Proprio no. Ok. Richiamo tutto. Adesso dovrebbe esserci il momento del boss. Che è il momento che odio di più. Perché se il Dottor Zed come boss va bene anche, perché è semplice da far fuori. Ma è se per caso delle persone come Patriarch, che sarebbe il boss che dovrebbe arrivare adesso, non sono sicuro perché non ho mai finito questa mappa, è veramente dura, ma veramente dura, soprattutto quando giochi in modalità massima. Ok, qua adesso siamo veramente nella merda. Oh, per fortuna che ho beccato il Dr. Zed. Quando è ferito, Hans ha uno scudo e cerca una vittima a cui rubare salute. Se gli distrugge lo scudo non si può curare. Perfetto. Non so, c'è già questa informazione, grazie. Ho giocato almeno 20 ore totale del gioco. La prossima volta dovrei fare molto presto un gameplay co-op di Warface con un altro youtuber che si chiama Turbo One, uno dei miei amici, che vi messo il link del canale, potete darci un'occhiata. Ok, questo qua è effettivamente il Dr. Zed, si è trasformato in un cyborg e sembra quasi molto vulnerabile in certi casi, ma non è così, perché ha uno scudo termico che li protegge da qualsiasi cosa di spari e spieghi veramente tanto a eliminare quello scudo. Ok, mi sta facendo veramente male. Potete dare un'occhiata al suo canale che fa gameplay di Outlast e di giochi horror, come ad esempio Outlast, che ho appena detto, Amnesia, e fa anche alcuni giochi FPS tipo Left 4 Dead e Brocade. Oddio, cavolo, sai che veramente non faccio veramente brutta. Dimmi la spiegazione perché ti sei giocato così. Cioè, tipo, sediamoci in una tomba qualsiasi parte di questa mappa e parliamone perché ti sei giocato. Detto che ti accoltello io, sai, eh? Il coltello della punizione, Dio cane. Uno flashbang che dovrò usarle in modo molto intelligente, tipo ora. Non le ha fatto un cazzo, vabbè. Sto sprecando caricatori. Ma che belli questi corpi appesi, squagliati. Guardate a questo posto che è veramente immenso.
diciamo che il dottor so per dire dottor Who, ma ho sbagliato, il dottor Zed è veramente facile come boss. Il problema che è il suo punto debole, no, il suo punto più forte è proprio lo scudo termico, ed è tramite quello che ti incula. Sto morendo veramente, non solo nel gioco ma anche in real life. Adesso mi sta assorbendo tutta la vita. Tipo queste granate che sparano il gas, che sono veramente irritanti una volta che si va contro, quasi impossibile evitarle perché sono li lancia così veloci che non hai nemmeno il tempo per girarti. Ok, finite le munizioni, passo alla seconda arma. Cazzo, mi sa che non ce la farò io a terminare questa partita. Oddio, non capisco un sega. Tipo, se esistesse veramente quel soldato lì, sarebbe ottimo contro l'Isis. A prescindere. Ok, ultimo caricatore. Oh cazzo, ho caricato lo scudo termico. Cazzo, no dai, non assorbire l'energia, porca dica la miseria. Dai, devo ricominciare da capo. Veramente, veramente difficile. Ok, mancano... è poca vita, poca vita, poca vita. Adesso muore, 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 dai. O forse muoio io. Dai, muoviti, 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 muoviti. Ok, dai, 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 morte, 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 morte. Mazzate, 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 mazzate. No, 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 no. Morte, morte, morte. Ok, è veramente morto adesso. Cioè, sì, crepa, crepa. Ti faccio anche il teabagging se vuoi. Esatto, giù sui dietro i miei coglioni. Curiamoci. E questa è la modalità terza persona. Ok. Zed uccisi 125. Vabbè, non è male come dice. Ecco, personale, sono già salito di livello. Ok. Denaro guadagnato. Cazzo, mi mancava poco. Ok. Spero che questo video vi sia piaciuto. Compatti anche Kingdom for 2, che è veramente un gioco bellissimo. Ti fa divertire con la mezz'oretta, però in giocatore singolo, poi dopo ti rompi le palle. Dopo un pizzico. Però è veramente un gioco, diciamo, molto molto ignorante. E per quello lo apprezzo. E anche le musiche sono veramente ottime. Non l'avrete sentite. Non avete sentito quello originale in questo video perché le ho appunto tolte. Così per far sentire l'audio del sistema. E niente. Questa settimana dovrebbe uscire il video con Turbo One, che vi lascio il link in descrizione del suo canale. Qui è Luke Pacianca. Ci vediamo al prossimo video. E statemi bene, ragazzi.